Sì, come vedete non abbiamo perso l'abitudine di rinnovare la flotta, questi quattro treni fanno parte della fornitura di 37 nuovi treni previsti dal cosiddetto contratto ponte che abbiamo appunto firmato a luglio. Credo ci siano delle componenti importanti in questa fornitura. Uno è quello di avere la predisposizione con le porte rinforzate per poter viaggiare in direttissima sia verso sud sia verso nord. Quindi questa è la dimostrazione di come non solo non siamo sfrattati dalla direttissima con il servizio regionale, ma anzi il materiale rotabile che viene fornito è predisposto per poter andare nei due sensi di circolazione. L'altro aspetto che vorrei sottolineare è quello relativo al maggior comfort, sicuramente perché treno nuovo è maggior comfort, ma maggiore sicurezza perché c'è un sistema di videosorveglianza, come abbiamo ascoltato, rinforzato, e poi abbiamo le toilette che sono quelle che sono state riviste anche a seguito dell'iniziativa che la Regione ha fatto negli anni scorsi per poter avere una maggiore agibilità per i diversamente abili. Saranno dotate anche di mappe sensoriali per i non vedenti. Quindi credo che siamo pienamente in quel percorso che abbiamo definito come regione la cura del ferro, che porta ad avere maggiori investimenti da parte di RFI sull'infrastruttura, anche e soprattutto in tecnologia, ma anche per quanto riguarda la fornitura di nuovi treni e un impegno che voglio riconoscere a Trenitalia, al dottor Iacono, perché effettivamente le performance che lui ha riportato sono quelle che vengono rilevate, ma anche dalla Casto, perché come sapete anche la Regione fa autonomamente, sta dando dei buoni risultati. Ovviamente questo non significa che siamo pienamente soddisfatti, dobbiamo continuare a lavorare come Regione e ovviamente soprattutto loro come gruppo FS per avere un servizio regionale che, pur in costante miglioramento, deve ancora raggiungere quelle performance che abbiamo stabilito nel nuovo contratto che al 2019-2020 ci deve portare ad avere una media di puntualità che dovrà arrivare al 94-95%. È, vuol dire, un obiettivo molto sfidante, lo facciamo assolutamente con convinzione perché per noi la cura del ferro deve andare avanti e deve trovare attuazione nei prossimi anni.